Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefania Mondino, sono una psicologa e psicoterapeuta. Sono specializzata in analisi bioenergetica e oggi voglio mostrarvi un esercizio di radicamento in due varianti. In questo momento di grande instabilità, intorno a noi, abbiamo più che mai bisogno di ritrovare una nostra stabilità interna. Pertanto, questi due piccoli esercizi che vi mostrerò tra poco, risultano veloci ed efficaci, li possiamo utilizzare in qualunque momento della giornata e in qualunque posto in cui ci troviamo. Il senso del contatto con il terreno è molto importante perché come i circuiti elettrici hanno bisogno di una messa a terra per non andare in cortocircuito, tutte le volte che noi ci sentiamo in ansia, preoccupati per qualcosa, tutta l'energia del nostro corpo è spostata verso l'alto e quindi potremo percepire una sensazione di schiacciamento, di oppressione nel petto oppure di fame d'aria. O ancora avere la mente sovraffollata di pensieri. Quindi per poter fare sì che i nostri pensieri si fermino e per poter il più possibile stare nel qui e ora, abbiamo bisogno di riportare la nostra energia verso i piedi e verso le gambe e quindi di fare sì che tutta l'energia sia distribuita nel nostro corpo in modo uniforme. La prima cosa che facciamo è portare l'attenzione ai nostri piedi e al contatto con il terreno e lo faremo in quella che chiamiamo posizione di base. La posizione di base consiste nell'avere i piedi paralleli più o meno alla larghezza del nostro bacino e le ginocchia leggermente flesse. Ci prendiamo qualche istante per poter sentire proprio il contatto della pianta dei piedi sul pavimento. Possiamo farlo con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi. Lasciamo proprio che il terreno accolga i nostri piedi. E poi cominceremo a scendere in un piegamento in avanti. Ve lo mostrerò di profilo. Innanzitutto portiamo il mento verso il petto e poi ci lasceremo portare giù lentamente dalle braccia e dalla testa. Le ginocchia sono sempre leggermente flesse. Respiriamo mentre facciamo questo e in ogni momento. Chi riesce può raggiungere coi polpastrelli il pavimento, chi invece fa più fatica può anche tenere le mani leggermente sollevate, come è più comodo per voi. A questo punto la testa è totalmente abbandonata verso il basso, quindi non è sollevata, ma è totalmente abbandonata come il battacchio di una campana. Quando siamo in questa posizione, cominciamo a fare dei piegamenti sulle ginocchia molto lentamente. Quindi, quando inspiriamo, scendiamo sulle ginocchia e quando espiriamo, risaliamo sulle ginocchia emettendo anche un suono e senza raddrizzare mai completamente le ginocchia. Vi faccio vedere. Inspiro e scendo. Espiro, risalgo con un suono. Inspiro, scendo.
Espiro, risalgo. Il movimento è lungo quanto il respiro. A un certo punto potrete sentire una vibrazione nelle gambe, va bene, vuol dire che l'energia sta scendendo verso il basso. In questo caso possiamo rimanere in questa vibrazione. Se poi la vibrazione cessa, possiamo riprendere il nostro movimento delle ginocchia. Una cosa molto importante, quando risaliamo, quindi inspiro e scendo. Quando risalgo, non risalgo anche con il busto e con le braccia, ma è solamente un movimento delle ginocchia. Solamente questo. Molto importante. La testa è sempre abbandonata. Quando cominciamo a sentire che siamo stanchi, che le nostre gambe sono affaticate, lentamente, molto lentamente, cominceremo a risalire. Solo quando tutta la nostra colonna sarà in posizione retta, anche la testa ritornerà allineata con il busto. Possiamo sciogliere un pochino le nostre gambe e quando abbiamo sciolto possiamo chiudere gli occhi e rimanere un po' in ascolto e notare se ci sono delle differenze rispetto a quando abbiamo cominciato. Bene, questa era la prima variante dell'esercizio di grounding o radicamento. Ora vi mostro la seconda variante, è un po' più faticosa, ma è molto veloce, quindi quando abbiamo poco tempo e abbiamo velocemente bisogno di riportare l'attenzione sul contatto con il terreno e quindi con la realtà, potremmo utilizzare questa seconda variante, ma è importante che ognuno si regoli, si autoregoli e faccia come si sente più comodo. Allora, medesima posizione di prima, ok? Quindi nuovamente mi ascolto, prendo contatto con il terreno, quando sono pronta ritorno nel piegamento in avanti, lasciandomi portare giù dalle braccia e dalla testa. Adesso vado un po' più veloce, ma anche questo è importante che sia lento. A questo punto comincerò a portare tutto il peso su una delle due gambe. Le mani mi servono solamente da equilibrio, quindi il peso non è sulle mani, ma è solo sulla gamba appoggiata e sollevo l'altra gamba piegata. In questo caso non andrò su e giù sul ginocchio, ma semplicemente respirerò anche con un suono se voglio. E se sento fatica o dolore, posso anche lamentarmi con il suono. Bocca e occhi.
Poi lentamente riappoggio il piede, la gamba sollevata e mi riposo un po' sulle mani. Qualche respiro. Quando sono pronta, ripeto con l'altra gamba. Anche qui posso sentire una vibrazione nelle gambe, molto bene. Ci respiro dentro, l'ascolto e sento ed entro in contatto veramente con la mia energia vitale. E quando sento che è sufficiente, lentamente riappoggio e risalgo come prima. La testa è l'ultima che sale. Nuovamente mi ascolto. Bene, allora, buona pratica a tutti.